Il maggiore Alfonso Falcucci, dopo 6 anni al comando della Compagnia Carabinieri di Fano, lascia per un nuovo incarico a Legnano, in Lombardia. Dopo essere stato in Calabria e Sicilia e dopo aver maturato una formazione d'élite nei ROS, il raggruppamento operativo speciale a caccia del superlatitante provenzano, ed essere stato in Toscana prima di approdare a Fano. Al suo posto arriva da lunedì prossimo il capitano Maximiliano Papale, comandante del nucleo radiomobile dell'Aquila. Falcucci, ai nostri microfoni, traccia un bilancio di questa sua permanenza a Fano. Cruciale nello svolgimento dell'operato la collaborazione con tutte le altre forze di polizia, procura, prefettura e tutte le istituzioni locali. Comandante, allora lascia Fano dopo 6 anni di attività qui. Che considerazioni possiamo fare? Come sta vivendo questo momento? 6 anni è un periodo importante sul piano professionale, ma anche importante sul piano umano. Ho vissuto un periodo sereno, felice per la mia famiglia, perché Fano è stata accogliente, non particolarmente difficile, ma dove comunque l'insidia è sempre dietro l'angolo, quindi anche in questa realtà così felice abbiamo avuto fatti di sangue, fatti gravi, ai quali abbiamo cercato sempre di dare una risposta con serietà, professionalità, dedizione. Come l'ha trovata quando è arrivato e come la lascia dopo questo suo periodo? Fano, bella era e bella rimane, quindi non è cambiato molto. Sul piano della sicurezza, che poi è il piano che mi compete, devo dire che sono stati fatti dei passi in avanti, soprattutto grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, le quali hanno seguito quelle che potevano essere le nostre esigenze e i nostri consigli, quindi in molti comuni del territorio, quindi non parlo solo di Fano. Quali sono un po' le punte di diamante sulle quali avete dovuto intensificare maggiormente la vostra attività? Allora, noi registriamo un calo importante dei reati predatori. Per reati predatori ovviamente intendiamo rapine e furti, soprattutto i furti in abitazione, che sono quelli che incidono moltissimo sul piano della sicurezza percepita. Ahimè, invece, sul trend nazionale abbiamo, non dico una crescita, ma una costanza per quanto riguarda i reati nell'ambito familiare. Poi abbiamo i soliti problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. È un problema annoso, un problema che c'è stato, c'è e ci sarà, un danno enorme sul piano della salute, che genera profitti per la criminalità comune e a salire anche per la criminalità organizzata. Per quanto riguarda invece fatti che hanno riguardato atti, diciamo, violenti o comunque commessi mediante esplosivo, noi abbiamo cercato anche lì di dare un segno importante. Da lunedì si parte con Legnano, una nuova destinazione. Voi nel DNA avete questa cosa di dovervi spostare su tutto il territorio. Come affronterà questo nuovo impegno? Che cosa troverà? Si è già preso contatti con la realtà locale? Sì, io sono stato già a Legnano. Parlare di Legnano è ovviamente assolutamente prematuro. Sì, è nel DNA della nostra organizzazione, di cui io ne vado francamente fiero ed orgoglioso. È particolarmente doloroso per gli affetti personali, familiari, però è il nostro vanto, perché tutte le organizzazioni dello Stato variano i vertici, invece anche noi quadri intermedi variamo. Questo che significa? Significa che tu crei un bagaglio di esperienze e arrivi in un nuovo territorio dove in qualche modo queste esperienze provi a trasmetterle.